Cari amici, ben trovati da Fuerteventura a Prato. Ci troviamo nella suggestiva Val di Bisenzio, a pochi minuti da Prato. Prato è una città di origini medievali, lo testimoniano le bellissime mura che circondano la città, insieme al suo caratteristico castello dell'imperatore. Prato è apprezzata in tutto il mondo per le sue ottime lane nuove e rigenerate, i suoi bellissimi tessuti e filati, patria di pittori illustri come Filippino Lippi, scrittori come Curzio Malaparte, attori e registi come Francesco Nuti, Roberto Benigni e anche grandi sportivi come Fiorenzo Magni, il famoso ciclista soprannominato il Leone delle Fiandre, e anche l'olimpionico, il Signore degli Anelli, Yuri Keiki, persona molto squisita. Ho avuto il piacere di parlare con lui durante una partita di pallacrossa. Con i suoi 40 km ed oltre delle sue piste ciclabili possiamo spostarci fino alle Cascine di Tavola, un tempo residenza medicea. Possiamo raggiungere il suggestivo Monteferrato con i suoi innumerevoli percorsi da trekking, la Calvana. Possiamo immergerci in un verde ricco di vegetazione, osservare tutta quella fauna che popola il Bisenzio: aironi, anatre selvatiche, martin pescatori, lepri, fare tanta attività fisica come corse e delle belle pedalate in bicicletta. È dal Bisenzio, il fiume che attraversa la nostra città, che vi parlerò dello spinning. Che cos'è lo spinning, direte voi? Il termine spinning, la parola letteralmente tradotta, vuol dire movimento roteante, rotatorio. Questi due termini simboleggiano pienamente questa tecnica di pesca. Praticamente ha soltanto due azioni principali: lancio e recupero. Se ne aggiunge un'altra, una terza, che caratterizza questa tecnica rispetto alle altre, ed è il movimento, il dinamismo. Perché? Perché chi pesca spinning si sposta in continuazione, cammina sugli argini, lungo le rive, attraversa ruscelli, torrenti, piccoli corsi d'acqua da una parte e dall'altra, sale e scende infilandosi nella vegetazione, cammina su tutte le asperità del terreno, esercita la sua pesca a diretto contatto con l'ambiente e gode di una bella vista che il paesaggio gli regala. Ammira questi angoli di natura per certi versi ancora incontaminati. In questa tecnica non c'è soltanto un fatto di pesca e cattura del pesce, c'è una sensibilità diversa. Le sensazioni che accompagnano il pescatore solitario sono di una tranquillità interna e felicità di essere lì, anche se a volte succede di non prendere niente. È una grande soddisfazione catturare con delle esche a volte immaginabili, quasi ne rimaniamo stupiti. Praticando il catch and release, che è un gesto di consapevolezza del profondo legame che unisce il pescatore al pesce, ci sentiamo molto gratificati nel rimetterlo in libertà.
parliamo adesso quali sono i pesci dello spinning. Bene, i pesci dello spinning sono le trote, le fario, l'iridea, la lacustre, la salmonata, tantissimi tipi di trote, il cavedano, il persico trota, il persico reale, il luccio e tanti altri occasionali e impensabili, come è successo. Parliamo adesso dell'attrezzatura. Prima di comprare la nostra canna, mulinello ed esche varie, dobbiamo pensare a dove vogliamo pescare: nel torrente, nel fiume, nelle acque lacustri, nelle cave. Bene, il torrente è sempre un ambiente ristretto, con molta vegetazione sulle rive, quindi è bene usare una canna corta per muoversi bene all'interno di queste. Quindi una canna sul 1,60 m, 1,50 m, scusate, va più che bene. Naturalmente deve avere una certa rigidità e flessibilità nel lancio. La migliore esca è il cucchiaino rotante, utilizzando piccole misure come lo 0, numero 1 e in casi eccezionali anche il 2. Nel fiume invece è consigliabile una canna di 2 metri, 2,10 m, e lì vi consiglio i rotanti del numero 2, gli ondulanti e i minnow. Una cosa importante è acquisire il senso dell'acqua. Che cos'è il senso dell'acqua? Ve lo dico subito. Dove dobbiamo lanciare la nostra esca? A casaccio oppure usare la logica? Io vi consiglio la logica. Il pesce si ciba di tutto ciò che gli porta la corrente, quindi è lì in corrente che dobbiamo lanciare. Il pesce sta con il muso verso monte, aspettando che qualcosa gli passi davanti. Il recupero non deve essere mai veloce, ma piuttosto lento, intervallato ogni tanto da qualche pausa. Deve dare l'impressione di un pesce in difficoltà, che si muove non a proprio agio nell'acqua. Naturalmente parlo del minnow. Il minnow è la classica imitazione di pesciolino. Ai lati della corrente a volte vediamo un angolo di acqua calma, tranquillo. Anche lì è buono per la pesca. Perché? Perché il pesce, a stare sempre in corrente, consuma un sacco di energie e ogni tanto si riposa per lanciarsi con velocità appena gli passa a tiro qualcosa da mangiare. Ci sono delle acque lente e leggermente profonde, con degli alberi sulle rive, degli ostacoli in mezzo all'acqua come delle pietre, degli alberi, dei grossi tronchi che emergono dall'acqua. Sono tutte cose che creano riparo, oppure anche ci sono le tane del pesce. Bene, è lì che dobbiamo lanciare la nostra esca, perché il pesce si troverà proprio lì. Impariamo a conoscere bene il nostro fiume o torrente. Osserviamo le sue acque con attenzione, ricordandoci dove abbiamo visto, dove abbiamo catturato i pesci, oppure anche dove non abbiamo preso niente. Ricordiamoci in che orari, in che stagione abbiamo avuto successo, o viceversa. Sarà l'esperienza a dirci dove dobbiamo lanciare la nostra esca, dov'è l'angolo migliore, la corrente, l'ansa del fiume, sotto la vegetazione che riveste le rive. Bene, sarà una lettura dell'acqua che ci indicherà dove si trova il pesce. Signori, facendo così avete acquisito il senso dell'acqua. Adesso vi parlerò del recupero, come si recupera l'artificiale. Ogni esca ha il suo recupero e movimento diverso, che è arricchito con delle sollecitazioni date dalla canna e dal mulinello del pescatore. Per esempio, il rotante, il cucchiaino rotante, deve avere un recupero lento e lineare. L'ondulante è consigliabile utilizzandolo a scendere, lanciandolo nella direzione di spinta della corrente, realizzando dei recuperi molto lenti, lasciando che sia la corrente a evidenziarne il movimento. Mentre il minnow, il pesciolino di imitazione, è soltanto, diciamo, un recupero abbastanza semplice, perché deve essere lineare, intervallato da brevi colpettini del vettino della canna,
da piccole fauce e scatti. È consigliabile usare dei piccoli moschettoni con girella per evitare le torsioni del filo. Inoltre questi moschettoni ci faciliteranno il cambiamento dell'esca, sarà molto più semplice. Bene signori, è il momento dei saluti, però in particolar modo vorrei ringraziare il primo che ha dato l'idea dei saluti ai video. Un saluto, un grazie particolare a Girit Vangelisti, sei stato il primo, grazie. E adesso voglio salutare gli altri. Salvatore Campo, Domenico Silvestro, Davide Caradonna, Pierpaolo Suppressa, Mauro Mongardi, Giovanni Rana, Antonio Fontana, The Brothers 001, Mattia Rinzo, Mattia Colorio, I Tortellini Pro, Luigi Merola, Piero Cartillone, Only Fishing Pro, Not Rory, Giuseppe Zà. Mi scappa da ridere perché dietro di me chi mi sta riprendendo e mi scappa da ridere anche a loro, quindi sono troppo forti i miei assistenti, ragazzi. Vorrei ringraziare per l'assistenza tecnica Donatella e per le riprese video Carlotta. Grazie di cuore. Oggi vi ho spiegato soltanto la tecnica, c'è pochissima acqua in Bisenzio, stiamo aspettando le piogge. In queste condizioni non è l'ideale per la pesca, il pesce lotta con l'ossigenazione, c'è pochissima acqua. Come ci arriviamo sulla riva il pesce ci nota subito, non è il momento di pescare. Lasciamolo stare e riprenderemo quando arriveranno le piogge e il livello del Bisenzio crescerà. Allora sarà veramente un gioco d'astuzia fra noi e il pesce. Cari amici, io a questo punto vi saluto. Mi raccomando, seguitemi sempre sul mio canale, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video.